È un'iniziativa che nasce dallo spirito che sta animando la nostra comunità negli ultimi anni. Abbiamo cambiato modo di vedere il tema della disabilità, ne parliamo pubblicamente, facciamo degli incontri, cerchiamo di fare rete, cerchiamo di fare inclusione. In quest'ottica nasce questo progetto, ideato con la parrocchia e con alcune associazioni che operano sul territorio. In che cosa consiste? Consiste in un corso di cucina che noi abbiamo chiamato corso di cucina di inclusione. Un'integrazione tra ragazzi normodotati e ragazzi portatori di handicap, che da oggi pomeriggio in poi, dalla prima lezione, non avranno più diversità ma saranno tutti allievi. È un corso che si articola su 15 sedute ed è un corso a costo zero, nel senso che abbiamo avuto degli sponsor, delle associazioni del territorio che hanno contribuito, e i docenti, che sono tutti professori, professori o maestri pizzaioli, anche campioni mondiali, sono tutti a titolo gratuito, professori di istituti alberghieri, maestri pasticceri, cake designer, che lavorano in tutto il territorio nazionale. E poi tanti collaboratori, tanta gente che dà una mano perché l'iniziativa riesca al meglio. Vi ringrazio per questa attenzione che ci date in questo momento. Io volevo dire che questa idea è nata perché questi anni abbiamo fatto diverse giornate per sensibilizzare la comunità per la disabilità, che non sia un problema ma una risorsa, e insieme a Roberto Massaro e anche qualche altra famiglia abbiamo pensato di fare le giornate proprio dedicate a queste tematiche, giornate parrocchiali. Però ci siamo resi conto che ci voleva un po' di continuità, perché non potevamo fare solo un evento, ma anche un po' di continuità perché i ragazzi potessero essere anche più accolti e poi si sentissero più responsabili. Allora questa forma di inclusione è un modo per dire anche alle famiglie, ma anche ai ragazzi, che noi siamo aperti a tutti e che il progetto nasce proprio perché nessuno rimanga indietro, e abbiamo avuto la collaborazione di tante realtà locali, associazioni, confraternite, però speriamo che per il futuro possiamo dare una continuità ancora maggiore. Questo è un corso che ha un inizio e anche un termine, però speriamo che in futuro possiamo organizzarci meglio, certo creando una rete con tante associazioni locali, anche di questa parte della diocesi che è la Forania di Airola, ma non solo diocesi, anche con le altre diocesi vicine. Io spero che questo corso possa essere un sostegno per i ragazzi stessi, che stiano bene insieme, che diventino sempre più autonomi, e anche per le famiglie, perché stare insieme è sempre una cosa bella, per cui creare rete e volerci bene e anche e soprattutto cucinare, che sappiamo che la cucina non si ferma mai, no? Perché tutti mangiamo, ringraziando Dio. Questo progetto può essere portato avanti, speriamo con l'aiuto del Signore che possa portare frutto anche per il futuro.